Saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi prendiamo in considerazione un tablet da 7 pollici. Stiamo parlando di Arnova 7C G3, un tablet che si pone come alternativa ai marchi più blasonati. Tuttavia ha dei buoni argomenti per diciamo rendersi interessante. Vediamo qualche caratteristica. Parte frontale, display da 7 pollici con risoluzione WideVGA, quindi 480x800 pixel. Il pannello è un TFT a 16 milioni di colore. Devo dire che nonostante la bassa densità di pixel per pollice è un display piuttosto valido, diciamo che si presta a un utilizzo normale per chi non vuole andare a cercare il cosiddetto pelo nell'uovo. Parte frontale con anche la videocamera per le chiamate over IP. E nella parte bassa abbiamo invece tre tasti di comando del sistema che non sono né fisici né a sfioramento, ma essendo nativamente montato Android in versione 4.04, li abbiamo integrati nell'interfaccia touch. Quindi abbiamo multitasking, tasto home e tasto di ritorno. La versione di Android montata su questo tablet è una versione praticamente sprovvista di un'interfaccia proprietaria del produttore. Abbiamo solo rispetto a uno smartphone classico l'utilizzo dell'interfaccia tablet, quindi abbiamo nella parte bassa gli indicatori con l'ora, batteria e intensità del campo, l'accesso alle applicazioni qui in alto a destra e il tasto di ricerca di Google nella parte di sinistra. Nella parte destra del nostro terminale, che possiamo vedere anche ha uno spessore piuttosto limitato, meno di 11 mm, poco meno di 20 cm l'altezza e poco meno di 12 la larghezza per 360 grammi di peso, non abbiamo nulla nella parte di destra. Nella parte bassa abbiamo le due cassettine stereo che ci permettono di ascoltare anche dei suoni con buona qualità e con un buon volume. Abbiamo anche il jack da 3 mm e mezzo. Nella parte di destra possiamo vedere qui il tasto di accensione, il tasto di controllo del volume e poi abbiamo tre piccoli sportellini. Li guardiamo qui da dietro. Intanto mi scuso, ma ho dovuto attaccare il tablet alla corrente prima di iniziare la prova perché a furia di smanettarlo ho scaricato la batteria e non me ne ero accorto. Abbiamo quindi dietro questo sportellino il cavo di ricarica, la presa mini HDMI, spazio per la SIM card perché il nostro tablet è anche 3G. E lo spazio per la scheda di memoria. Abbiamo anche la fotocamera da 3 megapixel che è sprovvista del flash LED e curiosamente abbiamo anche il tasto di reset, un po' come succedeva nei vecchi palmari, c'è questo piccolo forellino che andrà comandato con un oggetto molto appuntito per riavviare il sistema qualora si blocchi. Devo dire che la cosa non è assolutamente mai capitata. Spendiamo due parole, proprio due, sulla fotocamera, che è una fotocamera diciamo che raggiunge a stento la sufficienza, sia per quanto riguarda le foto da 3 megapixel che per quanto riguarda i video. Sono entrambi piuttosto rumorosi per quanto riguarda la qualità e anche i video sono diciamo un po' scattosi. Diciamo che è una fotocamera di quelle che serve per portare a casa le immagini proprio quando non si ha altro per immortalare ciò che vogliamo. Vediamo anche l'hardware dopo aver visto le altre caratteristiche fisiche. Processore single core da 1.4 GHz, un processore che direi è estremamente reattivo, anche se non più recentissimo come struttura tecnica. 512 MB di RAM, 8 GB di memoria interne che sono espandibili con la scheda di memoria. Come dicevo prima, questo dispositivo è dotato anche di un modulo 3G che ci consentirà di navigare in internet senza aver bisogno di una connettività Wi-Fi, che pure è presente su questo terminale. Presente anche il Bluetooth e anche il GPS. Quindi diciamo che la dotazione è quella completa di un dispositivo Android, diciamo, di fascia media. Stavo dicendo prima, su questo tablet abbiamo Android in versione 4.04, ma un occhio attento si accorge subito di una anomalia aprendo le applicazioni ed è l'assenza del programma Google Play, che è il cosiddetto market, cioè dove andiamo a pescare i nostri programmi che più ci piacciono, quelli che più frequentemente utilizziamo, ma è sostituito da questo piccolo programma che si chiama AppsLib. Adesso magari lo apriamo. Ciò è dovuto dal fatto che la versione di Android montata su questo tablet non ha ottenuto la certificazione di Google.
Vi dico che in realtà non c'è nessun tipo di problema nell'utilizzo di questo terminale. Sono andato prima a verificarlo e anche sul sito di Arnova c'è scritto che non è certificato Google questo tablet. Questo ci imporrà l'utilizzo di questo market alternativo, anche se non ho verificato, ma ho la sensazione che si possa in qualche modo installare il Google Play classico. Detto questo, mi sembra che ci sia un'abbondanza di programmi anche su questo market alternativo, che probabilmente non c'è poi tutta questa necessità. Altra cosa che già accennavo prima, l'Android che è montato su questo tablet è proprio completamente sprovvisto di un'interfaccia proprietaria, quindi abbiamo veramente Android nella sua essenzialità, proprio molto semplice da utilizzare e direi che forse ci permette di apprezzare anche il livello di maturità raggiunto da questo sistema operativo. Proprio l'assenza di un'interfaccia integrata ci aiuta ad apprezzarne forse meglio il funzionamento. Andiamo a vedere brevemente anche il browser. Qui c'era già caricata una nostra pagina. Andiamo sulla home page. Devo dire che il browser è il browser stock di Android con possibilità di utilizzo in desktop mode, quindi un utilizzo completo del browser dotato di flash player in versione full, un browser che secondo me regala un livello di navigazione molto interessante e solo soggetto ogni tanto, in particolare quando lo si apre la prima volta, qualche leggero impuntamento nelle fasi di pinch to zoom. Non è niente di drammatico, ma ogni tanto può capitare. Considerate anche che mentre sto facendo la recensione, come potete vedere, ho il cavo di ricarica attaccato, quindi la batteria è un po' giù e in questi momenti spesso intervengono i sistemi di risparmio energetico che possono rallentare alcune funzioni. Bistro Browser, prendiamo due parole proprio per far vedere quanto scarna sia la dotazione di programmi preinstallati, ne abbiamo veramente pochi e sono quelli essenziali del pacchetto Android. Bene, cosa dire per riassumere questo dispositivo? Prima di iniziare la prova, stavo cercando, come di solito faccio, quegli elementi cardini che possono destare più interesse. E devo dire sinceramente che facevo fatica a trovarli, nel senso che non riuscivo a trovare un punto di forza sul quale spingere questa recensione. Poi in realtà mi sono convinto del fatto che il punto di forza di questo terminale sia un buon livello di omogeneità in tutto quello che fa. Buono nelle dimensioni, buono nel funzionamento, completo nella dotazione hardware, diciamo estremamente essenziale e concreto, privo di molti fronzoli di programmi che fanno cose mirabolanti che magari potremmo comunque scaricare, ma Arnova ci propone un prodotto proprio molto immediato e molto semplice che se vogliamo, grazie alla potenzialità del sistema operativo, potremmo personalizzare come più ci pare. Bene, direi che posso fermarmi qui con questa breve presentazione di questo nuovo tablet. Ringrazio la Stoccaus di Corso Sempione a Milano che mi ha messo a disposizione il terminale in oggetto e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.